Ok, buonasera a tutti. Buonasera, come dico sempre, da Speleopolis a tutti quanti. E ringraziamo gli ospiti, gli amici Speleo ricercatori che ci stanno dando una mano a conoscere qualcosa di più, a sapere qualcosa di più degli ambienti ipogei. Ringraziamo Iode Vaele che ci ha seguito in queste giornate, Ilenia D'Angeli che è presente, che ha fatto il suo intervento la settimana scorsa, Luca Pisani e Rosangela adesso che in questo momento non sono collegati ma che hanno fatto interventi la settimana scorsa ieri sera. Ringraziamo Massimo Goldoni che anche questa sera farà le letture del vuoto in chiusura e ringraziamo il nostro amico Paolo Forti che credo tutti conosciate che invece ci farà un interessantissimo intervento questa sera. Tutti noi quando siamo entrati in grotta la prima volta o quando siamo entrati in una nuova grotta per la prima volta abbiamo avuto la sensazione che non fosse solo quello che vediamo, non fosse tutta lì. Queste morfologie molto belle, questi ambienti bui, questa luce, questi posti da esplorare, ma che ci fosse qualcosa di più. È anche un po' per questo che abbiamo coinvolto appunto una serie di amici Speleo e ricercatori che stanno approfondendo e nella loro carriera di studi stanno approfondendo tutta una serie di argomenti che noi cerchiamo un attimino di conoscere proprio per poi osservare meglio, esplorare meglio le grotte, documentare meglio gli ambienti carsici in modo magari da dare un nostro contributo alla conoscenza del mondo ipogeo. Questa sera tocchiamo un argomento molto importante che è quello che vede proprio le grotte come un archivio di pietra, quell'ambiente che riesce a conservare tutta una serie di informazioni che, sapendole leggere, ci danno informazioni molto importanti non solo dell'ambiente ipogeo, ma anche della storia dell'ambiente circostante, dell'ambiente esterno e anche della storia dell'uomo in quelle zone. Io mi fermerei qui, lascerei la parola a Paolo perché stasera sarà una serata molto ricca. Vi ricordo che ci sarà modo di fare domande attraverso i commenti su Facebook e sul canale YouTube ogni tanto ci fermeremo durante la presentazione proprio per lasciare spazio alle vostre domande. Io mi taccio e lascio la parola a Paolo Forti. Buonasera a tutti, vediamo allora intanto di far vedere qualche cosa. Eccoci qua. Allora, questa sera io cercherò di spiegare come mai le grotte sono ormai diventate una delle cose più importanti al mondo per ricostruire la storia passata del nostro pianeta. La presentazione sarà suddivisa in tre parti, in maniera che dopo la prima parte voi potrete intervenire direttamente con domande o con qualunque altra cosa vogliate dire, e poi ci sarà la seconda parte, poi la terza parte. Quindi ci saranno tre occasioni in cui potremo discutere di quello che io vi ho parlato. La prima parte riguarda perché possiamo considerare le grotte degli archivi di pietra. La seconda parte sarà dedicata a degli esempi relativi a questi archivi e alle cose che si possono ricavare da questi archivi. E la terza parte, che è fondamentale, sperando che ci siano speleologi attivi, è dedicata essenzialmente a quello che possono fare gli speleologi in quanto tali, sia nella ricerca scientifica che per mantenere intatte le grotte, appunto, come tesori dal punto di vista scientifico. Bene, cominciamo allora. Dunque, le grotte sono diventate importantissime perché hanno delle caratteristiche, direi, uniche. Sono un ambiente estremamente stabile, dove non ci sono tutte quelle tempeste che caratterizzano l'ambiente esterno. Quindi sono caratterizzate da pochissima energia e pertanto sono delle perfette trappole di accumulo, come si chiamano in gergo, cioè posti dove tutto quello che entra rimane e rimane intatto.
Due esempi lampanti, per esempio, voi sapete che nel mondo ci sono moltissime grotte ornate, cioè con dipinti dentro o con materiale intatto archeologico. Perché? Essenzialmente perché lì si sono conservate queste pitture e all'aperto molto spesso sono andate distrutte. Lo stesso dicasi per i resti di animali o di uomini antichi che dentro le grotte si sono conservati, mentre all'esterno non è stato possibile che si conservassero perché gli agenti atmosferici li hanno distrutti. Fino a poco tempo fa queste erano le uniche due cose che erano riconosciute alle grotte, cioè posti importantissimi per l'archeologia e per la paleontologia. Viceversa, oggi sappiamo che sono importanti le grotte per praticamente tutte le discipline scientifiche che possiamo immaginare, l'archeologia, la biologia, la fisica, l'ingegneria, la medicina e qualunque ramo della geologia, per moltissimi motivi e con moltissime sfaccettature differenti. Per questo motivo le grotte quindi sono probabilmente l'archivio naturale più importante e dettagliato che esista sul nostro pianeta. Oh, una cosa che la sanno anche i bambini, qual è la cosa più conosciuta delle grotte? Sono le concrezioni perché sono l'aspetto estetico. Le grotte turistiche sono state fatte già nel Medioevo e via via sempre di più fino ai giorni nostri, proprio perché c'è il mondo incantato dovuto alle forme e ai colori degli speleotemi, delle concrezioni. Ma quello che pochissimo, e questo lo sanno tutti, anche i bambini, quello che la gente non sa è che gli speleotemi sono il più dettagliato e vasto archivio naturale esistente, cioè proprio le stalattiti, le stalagmiti, le colate, e poi vedremo anche i minerali che ci sono in grotta, sono praticamente delle enciclopedie che al loro interno hanno delle notizie che possiamo ricavare solo da lì, e da lì possiamo ricostruire la storia della nostra terra. Ecco, questo perché? Perché ecco, nelle concrezioni e anche in tutti gli altri sedimenti chimici vengono registrati puntualmente tutti gli eventi. E dato che queste concrezioni, questi depositi possono svilupparsi nell'arco di milioni di anni, queste informazioni coprono un range, un intervallo temporale grandissimo e in breve tempo, diciamo a partire dagli anni 70 del secolo scorso, 70-80 ad oggi, sono sempre diventate sempre più importanti per fare ricostruzioni sia dei climi del passato, sia degli ambienti del passato e anche di tante altre cose che adesso poi andremo a vedere. In questo schema ho cercato di sintetizzare tutto quello che può essere raccolto all'interno delle concrezioni o comunque dentro le grotte in funzione di registrare appunto questi eventi esterni. Allora, innanzitutto, la pioggia che cosa fa? Prende tutto quello che c'è nell'atmosfera, i pollini, le spore, gli inquinanti, e se li porta nel suolo. Attraverso il suolo raccoglie anche microorganismi, batteri, piccoli animali che poi trascina all'interno delle grotte, e dentro le grotte tutti questi elementi vengono fissati dove? Nella banda di accrescimento della nostra concrezione. Ma vi sono anche altre cose, che non solo queste cose chimiche che vengono fissate all'interno delle concrezioni, ma dentro le concrezioni o comunque dentro i sedimenti delle grotte noi troviamo per esempio fori di litodomi che ci indicano i livelli del mare, oppure troviamo rotture particolari che ci indicano terremoti o glaciazioni.
troviamo fenomeni, sì, forme che ci ricordano terremoti o movimenti neotettonici del passato, e via, e così a parlare. È difficile, potremmo passare tutta la serata guardando questo schema, ma eventualmente ve lo guarderete con comodo. Vi comunico che questo PowerPoint è a vostra disposizione totale, quindi potrete chiedere a Olivucci di darvelo, e voi poi ne potrete fare quello che vi pare, senza necessità di citare il mio nome, tanto non mi interessa. Ma quindi, se vi serve, fatevelo mandare. Uno dei problemi principali che ha reso inizialmente difficile l'utilizzo di questi archivi era che, sì, si sapeva che queste informazioni venivano stratificate all'interno degli speleotemi, ma come si faceva a estrarre queste informazioni? Questa era la cosa fondamentale. Con che precisione e con che dettaglio riuscivamo a estrarre questi dati? La maggior parte di questa informazione è registrata nelle bande di accrescimento. Voi sapete che le concrezioni molto spesso sono organizzate con delle sottilissime bande di accrescimento che hanno un grande vantaggio, che sono necessariamente ordinate cronologicamente. La banda superiore è sempre più giovane della banda inferiore. Quindi voi vedete praticamente le informazioni che arrivano dall'esterno, lo vedete in questa clessidra, si sedimentano dentro la concrezione in strati di cui i più alti sono più giovani di quelli più profondi. Quindi le concrezioni garantiscono una specie di datazione, di cronologia relativa però. Il problema è che in teoria molto spesso le bande di accrescimento valgono un anno, quindi uno dice conto le bande come si fa con gli anelli degli alberi e ho la datazione. Questo non è vero, perché le bande esterne possono non formarsi un anno, oppure addirittura essere sciolte da fenomeni di corrosione, per cui non è possibile usare direttamente la sequenza delle bande per datare in maniera assoluta l'evento. È necessario però fare una datazione assoluta. Il vantaggio degli speleotemi è che appunto possono essere datati facilmente. Come si datano facilmente? Ma ci sono vari metodi. I più famosi che io ho citato qua, ma ce ne sono ben altri, è il paleomagnetismo, si può usare il carbonio 14, il disequilibrio torio-uranio, la risonanza dello spin elettronico, la luminescenza e ce ne sono altre. Il problema è che è difficile scegliere il metodo migliore, perché ogni metodo ha sia dei limiti, cioè può essere, per esempio, il carbonio può essere utilizzato solo nell'arco di 50.000 anni fino a 50.000 anni fa, dopo è poco attendibile. L'uranio torio arriva fino a 600.000 anni, l'uranio uranio arriva a 1 milione di anni e così via, però poi ci sono tanti altri fattori che bisogna considerare, quindi sempre bisogna scegliere un metodo specifico adattato alla situazione particolare. L'altra cosa importantissima che rimane intrappolata come notizia nelle bande di accrescimento delle concrezioni è praticamente la presenza di isotopi stabili, quelli dell'ossigeno, quelli del carbonio. Ecco, e questi sono molto importanti perché ci permettono di definire in maniera molto accurata la temperatura di deposizione, cioè noi riusciamo a sapere che l'acqua che gocciolava all'interno della nostra grotta, magari 600.000 anni fa, aveva una temperatura di 16 gradi o di 17 gradi veniva da un bacino piuttosto che da un altro. E ancora, l'altra cosa
importantissima, è possibile anche a volte discriminare tra il fenomeno di evaporazione, cioè la concrezione si è formata per evaporazione e depositata per diffusione della CO2. Ecco, quindi capite che si riescono già a inquadrare situazioni climatiche che erano di un passato estremamente remoto. Bene, a questo punto che vi ho inquadrato sommariamente la costruzione di questi archivi, se avete delle domande io sono pronto a sentirle. Al momento Paolo non ci sono ancora... Allora non c'è problema, io vado avanti e faremo un intervallo più lungo, o se no mi urli e io mi fermo quando tu vuoi, va bene? D'accordo, d'accordo. Allora vado avanti. Adesso, in questa seconda parte, ho voluto farvi vedere, uno pensa bisogna fare datazioni assolute, bisogna usare spettrometri di massa o cose di questo genere, quindi... cose estremamente care, costose, per fare questi studi. Non è sempre vero. A volte certe evidenze non hanno necessità denari e di laboratori. E allora qui di seguito ho indicato alcuni casi in cui i dati sono facilmente visibili da tutti. Voi vedete qui, per esempio, alla vostra destra, voi vedete una splendida stalagmite, peccato che sia sott'acqua. Allora cosa significa? Qui siamo in una condizione in cui è evidente che è variato il livello del mare. Qui è una grotta marina questa, siamo credo 40 o 45 metri sotto il livello del mare, e è evidente che quindi questa concrezione un tempo doveva essere all'aperto, perché le stalattiti non si formano sott'acqua, queste sono stalattiti chiaramente formate in ambiente aerato. Di conseguenza noi sappiamo per certo che questa stalagmite un tempo si è formata fuori e poi la grotta è stata inondata dall'acqua. E ancora, noi possiamo trovarci per esempio con grotte che attualmente sono all'aperto, che però all'interno delle, questa è una stalagmite sezionata, vedete ci sono dei fori di litodomi. I litodomi stanno in acqua marina, e in più se voi vedete, qui si vede molto bene, la parte esterna è una concrezione marina e non continentale, come invece è la parte interna. Quindi questa concrezione ha subito ha passato due o tre glaciazioni. I livelli del mare possono variare per vari motivi, ma quello che è di solito generale, che ha fatto variare di più il livello del mare, lo ha fatto variare su tutto il nostro pianeta, sono stato lo scioglimento delle calotte polari o viceversa il congelamento massivo delle zone continentali, quindi il passaggio dai glaciali agli interglaciali. Proprio a proposito delle glaciazioni, uno si può rendere conto se una grotta è stata invasa da lingue glaciali durante le glaciazioni, proprio perché queste lingue glaciali, muovendosi all'interno della grotta, cosa hanno fatto? Hanno spaccato le concrezioni in maniera abbastanza caratteristica, adesso non possiamo discutere, e alla fine le ha ridepositate a volte in condizioni di equilibrio non stabile. Vedete qui in questo orrendo disegnino fatto da me che ci sono delle concrezioni che sono appoggiate in maniera metastabile sopra delle altre. Questo è un indice sicuro di rottura dovuta al ghiaccio e trasporto durante il ghiaccio. E qui a fianco ci sono le varie cose che possono indicare l'effetto di una glaciazione. Naturalmente bisogna stare attenti a discriminare, vedere se realmente tutti gli indici
concordano sulla glaciazione. Se voi andate nel deserto del Sahara e trovate delle concrezioni rotte, è molto difficile che sia dovuto a una glaciazione. Se invece andate in Germania o in Polonia, questo diventa molto più facile. Altri tipi di rotture si debbono invece a terremoti. Cioè, i forti terremoti possono provocare sia rotture che variazioni morfologiche delle concrezioni. E in questo caso voi vedete, queste rotture sono assolutamente caratteristiche perché si formano a causa della risonanza delle onde sismiche che portano alla rottura lungo dei piani di discontinuità che sono necessariamente nelle stalagmiti suborizzontali. Oppure si vedono delle variazioni, voi sapete che la stalagmite si forma perché c'è una goccia che cade, quindi cade lungo la verticale, voi vedete che invece in alcuni casi ci sono dei movimenti improvvisi di spostamento della verticalità e questo può essere un indice di un evento sismico abbastanza intenso. Il vantaggio di questo metodo, che è stato iniziato a essere utilizzato negli anni 80 del secolo scorso, è che finalmente si poteva fare un catalogo di terremoti che superasse l'ambito storico, i 1000, i 2000 anni, i 2500 anni massimo che si aveva prima, e questo è importantissimo per stabilire il rischio sismico, che è basato sulla possibilità di stabilire qual è il massimo terremoto possibile, che in 2000 anni non è affatto detto che fosse avvenuto. Bene, passiamo a un altro aspetto ancora, speleotemi e paleoclimi. Stalagmiti in teoria, in condizioni stazionarie, hanno un diametro che dipende esclusivamente, praticamente esclusivamente, dalla quantità d'acqua che gli casca sopra. Allora, se noi vediamo una variazione del diametro di una stalagmite, qui vedete nel caso da una stalagmite con un grosso diametro a un piccolo diametro, o qui l'opposto, in questo caso per vedere il passaggio da un piccolo diametro a un grande diametro bisognerebbe sezionare la stalagmite. Quindi, comunque, la cosa importante, se si vede una variazione di questo tipo morfologica, quello che è certo è che è avvenuto una variazione della quantità d'acqua che cade sulla stalagmite. Questo significa che è cambiato il clima? No, perché può essere semplicemente occluso il canalicolo o allargato il canalicolo di alimentazione. Quindi bisogna fare un'analisi statistica, ma se tutte le concrezioni di una grotta subiscono lo stesso rastremazione o lo stesso allargamento, chiaramente questo è un indice che la quantità d'acqua che entrava nella grotta è aumentata o diminuita, e quindi questo è un indice di una variazione climatica globale. Ecco, voi vedete per esempio in questo caso, qui è facilissimo riconoscere che vi sono stati un periodo in cui avevamo un diametro piccolo, poi abbiamo avuto un forte aumento del diametro e poi si è avuto una riduzione e praticamente negli ultimi 20.000 anni la diminuzione di alimentazione in questa stalagmite che è della grotta Impossibile a Trieste è chiaramente andata a diminuire, e questo fenomeno almeno in questa grotta è comune per tutte le concrezioni, che significa che quindi la quantità d'acqua che percola all'interno della grotta Impossibile è diminuita negli ultimi migliaia di anni. Fino adesso tutto quello che vi ho detto riguarda esclusivamente le concrezioni di carbonato di calcio. Ma voi sapete che in grotta ci sono moltissimi altri minerali, alcuni anche abbastanza comuni come il gesso per esempio, e però fino agli anni 80 si riteneva che questi minerali non fossero utili per lo studio dei paleoclimi e dei paleoambienti. E naturalmente si diceva così perché non si sapeva come approcciare il sistema su questi minerali.
Attualmente le cose stanno cambiando anche abbastanza velocemente e difatti il primo caso che è stato utilizzato ampiamente nel mondo è il rapporto calcite-gesso e variazioni climatiche. Cioè, noi sappiamo che nelle grotte in gesso noi abbiamo due tipi di concrezionamento. Abbiamo il carbonato di calcio che si forma per diffusione di CO2 e l'evaporazione che porta alla deposizione del gesso. Proprio perché questi due meccanismi sono antitetici, perché uno ha bisogno di molta acqua, di coperture, eccetera, eccetera, in maniera che si possa avere alta concentrazione di CO2 per poter formare il carbonato di calcio, mentre quando c'è poca acqua e c'è molta evaporazione, chiaramente fuori, se c'è poca acqua, non c'è vegetazione e di conseguenza non abbiamo la formazione del carbonato di calcio. Bene, lo studio comparato della quantità relativa di concrezione di carbonato di calcio e di gesso serve per evidenziare eventualmente un cambiamento climatico. Se noi in una zona che avevamo solo concrezione di carbonato di calcio vediamo che il carbonato di calcio si sta corrodendo e invece si espandono le concrezioni di gesso, questo significa che stiamo passando da un clima temperato umido a un clima secco di steppa o peggio di deserto. E questo vale per molti altri aspetti che si vedono qua, come è scritto in Albioni, come scuso non ho avuto il tempo di tradurre questo cosa. Un altro esempio ancora più strano viene dalle grotte lave del Juju Island in Corea, dove ci sono delle concrezioni di carbonato di calcio eccezionali dentro delle grotte laviche, quindi di basalto. Si formano perché c'è uno sottile strato di conchiglie alla superficie e la cosa buffa è che la calcite si forma quando siamo in un periodo abbastanza secco, per cui l'infiltrazione è lenta, riesce l'acqua a saturarsi di carbonato di calcio che quindi poi evapora all'interno e deposita il carbonato di calcio. Viceversa, quando aumentano le precipitazioni l'acqua non riesce a saturarsi entrando rapidamente dentro la grotta di CO2 e conseguentemente il carbonato di calcio si scioglie e contemporaneamente si forma l'opale. Quindi questa alternanza nelle concrezioni di calcite e opale ci permettono di stabilire i periodi in cui abbiamo avuto periodi umidi e periodi secchi. O ancora, all'interno degli speleotemi vi possono essere ovviamente delle impurezze che possono essere solide oppure fluide, cioè si può poi essere intrappolata la stessa acqua che depositava il nostro speleotema, viene intrappolata, quindi è l'acqua madre. Ora, lo studio di queste cose permette facilmente di risalire all'ambiente in cui che esisteva fuori dalla grotta nel periodo in cui nella grotta si sviluppava lo speleotema. Il caso più interessante che è stato studiato è quello relativo al deserto di Naica, dove c'erano le famose grotte con i grandi cristalli di gesso, perché per puro caso abbiamo deciso di studiare se per caso ci fossero dei pollini dentro questi cristalli che si formavano per acqua che risaliva da 1000 metri di profondità termale, eccetera. Bene, in effetti i pollini c'erano e la cosa che è stata scoperta sulla base dei pollini intrappolati è che adesso Naica è un deserto, il deserto di Naica è di questo tipo, un deserto, mentre 25.000-30.000 anni fa vi era una foresta molto simile a quella che adesso è a San Francisco, cioè 1500 chilometri più a nord, con latifoglie e alberi sia cedui che non cedui.
Passiamo agli speleoteni a impatto antropico. Il più antico esempio di impatto antropico sui sedimenti di grotta l'abbiamo dalla grotta Romanelli in Italia, dove è stato trovato un minerale che, stranissimo, mellite, che è un minerale organico, e che si è formato perché in questo posto, ecco, questa è la colata di mellite, vedete questa roba gialla. Bene, qui c'era un focolare dell'uomo preistorico che cuoceva i suoi cervi nani sopra l'argilla, e praticamente, dato che il grasso colava e tutto, si sono formati questi cristalli di mellite. Bene, ancora, speleotemi e turismo. Addirittura, ecco, io so che gli speleologi amano pochissimo le grotte turistiche. Io non sono d'accordo, perché le grotte turistiche sono importantissime per vari motivi, ma comunque, certo che le grotte turistiche possono, se gestite male, alterare profondamente l'ambiente di grotta. Questo è il caso più eclatante che mi sia capitato di vedere. Questa è una stalattite monocristallina di calcite. Vedete qua, c'è la bellissima faccia del romboedro qua. Bene, dato che in questa grotta, non farò nomi ma solo cognomi, la grotta di Castellana, avevano messo un faro da un kilowatt a mezzo metro da questa concrezione, si era cominciata a formare un'eccentrica di aragonite. Quindi vedete che l'aver messo un faro, quindi aver cambiato l'umidità e la temperatura in maniera radicale dell'area, aveva causato la variazione delle cose. Bene. Quello che è importante da capire è che, dato che i depositi di grotta di qualunque tipo ne vogliamo parlare possono avere decine e anche centinaia di milioni di anni, pensiamo alle concrezioni sulle grotte dei Tepui, che sono in opale e possono avere benissimo 10, 50, 100 milioni di anni, quindi hanno registrato al loro interno informazioni eccezionali dell'evoluzione del nostro paese. Purtroppo, a livello attuale ancora, noi non sappiamo estrarre tutti questi dati. Diciamo che se fosse un'enciclopedia, paragonandola a un'enciclopedia, una concrezione, uno speleotema, noi riusciamo a leggere i titoli dei capitoli e a volte a leggere qualche paragrafo, ma la maggioranza delle informazioni ancora noi non riusciamo a estrarre. Per esempio, uno degli ambienti mineralogenetici più importanti in grotta è quello del guano. Ebbene, perché nel guano si formano centinaia di minerali che hanno condizioni di stabilità piccolissime, per cui se c'è un minerale e non ce n'è un altro, questo significa che l'ambiente, nel momento in cui si è depositato quel minerale, era di un tipo ben preciso rispetto agli anni dopo o agli anni prima. Però noi ancora non siamo assolutamente in grado di leggere queste informazioni. E da ultimo ho voluto presentarvi l'ultima frontiera, che era l'ultima frontiera 10 anni fa, sembrava ancora fantascienza, oggi non lo è più, l'astrobiologia. Voi sapete che si cerca di capire se negli altri mondi che prima o poi andrete a esplorare, c'è, può essere vita e che tipo di vita. Ecco, la ricerca più interessante fatta in questo campo è sicuramente quella che è ancora in corso sulle inclusioni fluide all'interno dei cristalli di Nike, dove sono stati trovati oltre 30 nuovi organismi nuovi per la scienza con DNA diverso più del 20% rispetto agli omologhi che si conoscevano all'aperto, diciamo, e che sono sopravvissuti dai 10 ai 35, 40 mila anni dentro un cristallo. Gli hanno dato da mangiare, da bere per un certo tempo e sono riusciti a ottenere abbastanza materiale per descriverli. Io non sono un biologo e non ne so nulla, ma mi rendo conto che questa è una ricerca che apre panorami spettacolari. Pensiamo al ghiaccio intrappolato sotto la superficie di Marte e possiamo renderci conto dell'importanza che possono avere questi studi.
Bene, abbiamo finito la seconda parte, sentiamo se ci sono domande. No, Paolo, ancora domande non ce ne sono, c'è una grande attenzione. Tutto vado avanti. Per il momento, quindi io vado avanti, non ho problemi. No, chiedo io una cosa. Dimmi. Quella colata di Mellite, tu sai se c'è ancora nella grotta Romanelli o no? La foto che feci io esattamente 30 anni fa c'era. So che il cancello della Romanelli è piuttosto tenero, ogni tanto viene schiantato. Però secondo me se si va in quel posto, dato che c'è, magari non sarà così evidente, bisognerebbe guardare dentro la terra rossa, ma è impossibile. Cioè nessun imbecille va a pigliare via la terra, a spalare terra rossa da dentro la grotta Romanelli, no? Quindi vicino ai focolai della grotta Romanelli, dato che non ci sono né cocci né altre cose, secondo me la mellite c'è ancora. Perché non so quanto sia raro come minerale, se è roba da... No, è abbastanza raro, perché è stato la cosa che ha colpito, ecco, i grandi cristalli di mellite non ci sono più, pensa che, credo di non sbagliarmi, erano cristalli euedrali grandi 3-4 centimetri, quelli sono stati brutalmente fottuti, che poi quando tu porti in giro si degradano facilmente, perché è un minerale organico, quindi non è che sia, non è un diamante, capito? Sì, sì. Va bene, la terza parte l'avevo pensata per vedere intanto, perché agli speleologi può interessare, ma tutte queste cose che ti hai detto le possono fare solo gli scienziati, gli universitari, e noi non possiamo fare niente. Allora, per prima cosa bisogna pensare, qualunque tipo di ricerca si faccia in grotta, è assolutamente necessario estrarre dei dati dalla grotta. Estrarre dei dati non significa estrarre del materiale. Ci sono varie cose che si possono fare, che gli speleologi devono fare, perché i cosiddetti scienziati non possono andare in tutte le grotte. Io ho visitato molte grotte, ma quando gli speleologi mi dicevano: Paolo, vieni che c'è un minerale strano, c'è una roba strana che non sappiamo dentro quella grotta. Quindi sono fondamentali le osservazioni soggettive, cioè anche solo dire: oh, ho visto una cosa che non avevo la macchina fotografica, non l'ho fotografata. Naturalmente vanno molto meglio le osservazioni oggettive, essenzialmente foto e rilievi sono le osservazioni oggettive. E poi ci sono le analisi non distruttive e i campionamenti distruttivi. Ora vedremo un istante che cosa si può sempre fare e anche che cosa non si deve quasi mai fare. Allora, osservazioni oggettive. Queste, più se ne fanno e meglio è. Gli speleologi fanno i rilievi delle cavità, e adesso fanno dei disegni splendidi, tridimensionali e tutti molto belli, che a volte servono. L'importante sarebbe che in questi rilievi fosse anche segnalato: qui ho visto un accumulo di ossa, qui ho visto, non ho visto, qui c'è, qui ci sono cristalli gialli che non si sa di che cosa sono. Ecco, se ci fossero anche queste indicazioni nei rilievi fatti, sarebbe piuttosto utili. Comunque, in tutti i casi, senza il rilievo di una grotta è ben difficile riuscire a fare una ricerca decente in grotta. Poi passiamo alle analisi non distruttive. Cosa sono? Cosa si intende per analisi non distruttive? Sono quelle misure che non alterano l'ambiente, cioè voi non portate fuori niente, portate fuori dei dati, misurate la temperatura, misurate l'umidità relativa, misurate il pH e così via. Quindi sono misure che in realtà non alterano l'ambiente. Il problema grave di queste cose è che se gli speleologi prendono moltissime misure, poi non trovano nessuno che li aiuti a analizzarle, si stufano. E questa è una colpa dei ricercatori, cioè i ricercatori dovrebbero aiutare gli speleologi e quindi cercare di indirizzarli a fare misure che possano essere realmente utilizzabili per la ricerca.
o campionamenti distruttivi. Qui cominciamo ad andare nel delicato. Essenzialmente il campionamento distruttivo è quando uno prende una cosa, se la mette in tasca e la porta, non se la mette in tasca, la mette in un sacchettino, comunque se la mette in tasca e la porta fuori. Chi porta fuori delle pisoliti da una vaschetta delle pisoliti per poi metterle nella sua bacheca è un maiale, così ci intendiamo. In grotta non bisogna mai portare fuori della roba per puro piacere personale e bisogna cercare di portarne fuori il meno possibile, va bene? O naturalmente si può distinguere, ci sono alcuni campionamenti che non danno nessuna noia, parliamoci seriamente. Se voi prendete una bottiglia d'acqua di grotta, difficilmente possiamo dire che abbiamo depauperato la grotta. Lo stesso per i sedimenti fisici, se tirate fuori un blocco di argilla, se non è l'unico blocco d'argilla che esiste in tutta la grotta, questo si può fare con abbastanza tranquillità. Lo stesso dicasi per il guano o per altri accumuli di questo genere. Quindi questi, se anche uno non ha la certezza matematica che verranno studiati e studiati bene, uno li prende e spera di riuscire a farli studiare. Ma vedete che adesso, andando avanti, troveremo delle cose peggiori. Se noi dobbiamo prendere un campione di concrezione per contare le bande di accrescimento, andare a fare la geochimica sopra, eccetera, è chiaro che noi diamo un certo deterioramento estetico, perché ovviamente una concrezione, se c'ha un buco in mezzo, anche se poi viene mascherato con un po' di fango, con un pezzo di concrezione rimesso sopra, è sempre un depauperamento estetico. Quindi questi campionamenti vanno fatti quando si sa per certo come si deve usare quel pezzo. Passiamo a delle cose che sono sempre più gravi. Ecco, io è chiaro, non sono un biologo, ma ho sempre sostenuto che in fin dei conti lo studio dei biologi consiste nell'ammazzare degli animali. Capisco che sia necessario, però oggettivamente bisognerebbe farlo solo in quantità limitata e sapendo a chi dare da studiare. Ormai esistono solo persone specializzatissime, sono quelli che conoscono solo la zampetta destra del Nifargus, però solo quello sardo e non quello europeo continentale, e quindi bisogna conoscere dove e a chi dare questi animali, altrimenti li abbiamo ammassati per nulla. E arriviamo alle cose più gravi, cioè se almeno in Italia, ma non solo in Italia, uno tocca del materiale archeologico o il nostro uomo d'Altamura, è giusto che vada in galera, perché ci sono leggi dello Stato che vietano di fare queste cose se non si è specificatamente autorizzati a farle. Come ci si deve comportare allora? Io posso dire quello che fanno quelli che studiano i minerali di grotta. Tutti noi nel mondo abbiamo l'accordo che se quello speleotema, quel minerale è unico, va lasciato lì. Si deve aspettare che nel futuro ci siano metodi che senza romperlo possano analizzarlo. Tanto tra qualche anno esisterà il metodo sicuramente per studiare in loco la roba senza portarla fuori. Ecco. E comunque non si dovrebbe mai campionare se non si sa dove e come studiare i campioni presi. Ma c'è ancora di più. Ecco, un difetto che è insito nel ricercatore scientifico è che per sicurezza lui se ne ha bisogno di una carota ne fa 5, se ha bisogno di una concrezione ne prende 10. Questo si chiama oversampling in albionico, che significa eccesso di campionamento, e questa è una cosa che va assolutamente evitata, perché le grotte non devono essere sfogliate, non solo e non tanto perché non è giusto che uno porti via tutto perché così studia solo lui, ma per il fatto che, come sappiamo, oggi noi non siamo in grado di studiare tutto e tra 100-200 anni sarete in grado di studiare tutto. Di conseguenza, se lasciamo una cosa lì, gli anni dopo sarà possibile studiare, e poi la grotta ringrazierà se non gli tagliate via tutte le concrezioni. Ecco, tutto qui.
E qui entriamo nel mondo fatto di ricercatori, che voi vedete a questa sinistra, e speleologi, che vedete alla destra. Sono due categorie di individui diversissimi, per carattere e per fisime e per comportamento. Può capitare, come è capitato alle persone che sono viste qui, che siano praticamente speleologi schizofrenici o ricercatori schizofrenici, cioè abbiamo i difetti sia dell'una categoria che dell'altra. Però la cosa che deve essere chiara a tutti è che nessuna ricerca seria è possibile fare in speleologia senza gli speleologi, cioè i ricercatori che pensano di poter usare come carne di cannone gli speleologi e poi fare le cose per conto loro, non hanno capito nulla e non faranno mai una buona ricerca. Il ruolo degli speleologi è fondamentale, prima e durante, perché prima devono dare le notizie, i rilievi e le foto, e durante perché devono dare supporto tecnico, perché non sempre gli scienziati sono dei buoni speleologi. Ecco, la cosa importante è che il ricercatore non si deve dimenticare nella fase finale che ha sfruttato gli speleologi, quindi deve obbligatoriamente citarli nel lavoro. Oh, e qui arriviamo all'ultimo aspetto che voglio trattare, che è la fragilità ambientale. Le grotte, abbiamo detto, c'hanno poca energia, bla 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 bla, quindi sono delicatissime, è facilissime alterarne l'equilibrio, e questo è pericolosissimo per la sua conservazione. Quindi gli speleologi che si sono autoproclamati detentori del diritto di andare in grotta e quindi di studiare e salvaguardare il mondo delle grotte devono ricordarsi di questo. E quindi devono essere loro a controllare che i ricercatori non facciano l'oversampling e soprattutto a controllare che le grotte non vengano distrutte anche prima di venire studiate. Bene, quindi per concludere, le grotte sono fondamentali per lo studio della nostra terra e degli anni prima di questi della nostra terra. E quando avremo imparato a leggere tutti gli archivi di pietra che sono conservati nelle grotte, noi avremo una conoscenza dettagliata fino all'anno, su un arco di decine di milioni di anni dell'evoluzione della nostra Terra. Ma è assolutamente necessario che gli speleologi soprattutto si ergano come difensori delle grotte, non come difensori oscurantisti che non vogliono la ricerca scientifica, ma vogliono la ricerca scientifica fatta in maniera da alterare il minimo possibile le grotte. Bene, con questo io ho finito e adesso sono a vostra disposizione. Se ci sono domande, se non ci sono, meglio così, dopo vado a bere un bicchiere di vino. Grazie Paolo, non ci sono domande, ma ci sono c'è una domanda. Alcuni commenti e una domanda. Fai tu, Ilenia? Facciamo la domanda? Sì. C'è la domanda del grotto Lario e dice: per le grotte delle prealpi lombarde esistono studi al riguardo dell'età in cui si sono formate? Dunque, io non sono particolarmente ferrato in quel campo, però sono certo che sono stati fatti studi, perché se non sbaglio Bini aveva fatto alcune cose anni fa, ma è impossibile. Forse io, tu ne sai di più, forse tu potresti rispondere meglio su questa cosa. Sì, a parte che la Lombardia è grande, quindi ha delle zone molto diverse tra loro, però... Bini aveva fatto delle cose sul carsismo messiniano addirittura, quindi di grotte di almeno 5 milioni di anni fa. Quindi alcune cose sono molto antiche, è chiaro, poi altre cose in alta montagna saranno meno antiche. Comunque gente che sta lavorando su datazioni di grotte eccetera in Lombardia, direi che io non mi ricordo niente. C'è qualcosa in Piemonte, c'è qualcosa in Trentino, poi anche Vena del Gesso, chiaramente c'è Emilia Romagna, ma in Lombardia poco in realtà.
Sì, ma sai, questo è molto corretto perché il gruppo di Bini praticamente adesso è finito per ovvi motivi e il problema che c'è nell'università, e tu lo sai bene, io, è che per fare questi tipi di datazioni ci vogliono parecchi soldi e ultimamente i geologi in generale e gli speleologi in particolare non è che riescano ad avere molti soldi, a volte riescono a farsi fare le datazioni gratis, però questo è un altro discorso, hai capito? Non ci sono altre domande, solo commenti. Infatti c'è il commento che Bini sicuramente ha pubblicato molto, eccetera, quindi si sa che Bini ha fatto tanto in quella zona lì. Io ho una curiosità. Per quanto riguarda Naica, quando vi siete ritrovati davanti a quei cristalli meravigliosi, quale decisione avete preso? Cosa avete deciso di campionare? Cosa non avete deciso di campionare? Com'è stata la scelta? Innanzitutto, quando ci siamo trovati davanti a quella scena, io ci sono stato la prima volta nel 2002, quindi sono stato uno dei... La terza volta che si entrava in Naica ci sono arrivato e... prima di tutto mi sono dato delle imbecille perché per tutti i tempi precedenti, per decine di anni, avevo detto che i cristalli di quel genere non potevano esistere. Una volta appurato che potevano esistere, la prima preoccupazione nostra è stata, per esempio, quella di salvaguardarli mentre li esploravamo. Quindi abbiamo studiato delle suole per gli scarponi apposta che ci permettessero di camminarci sopra in sicurezza, ma che non rigassero il gesso. Abbiamo inventato le suole slick, per chi conosce la Formula 1. Ecco, questa è la prima cosa. Poi, per i campionamenti. I campionamenti, per quello che ne so io, tutti i campionamenti che sono stati utilizzati per la ricerca geologica, mineralogica e in... Non posso, l'ultima spedizione biologica non la conosco, ma fino alla penultima spedizione biologica tutti i campioni sono stati presi da grandi blocchi che erano crollati. Dentro Naica c'è stato un terremoto circa, mi sembra, tra 10 e 20 mila anni fa, e che ha fatto crollare alcuni cristalli. Allora c'erano dei pezzi, noi abbiamo preso 2, 3, 4 di questi grossi pezzi, per cui è stato possibile campionare in sicurezza e sicuri di non aver inquinato l'interno, e su questi sono state fatte la totalità delle analisi, diciamo, mineralogiche, geologiche, datazioni, eccetera. Mentre per la parte biologica, il tempo che fino alla penultima volta, che ero presente anch'io e quindi c'era la Boston, eccetera, i campionamenti sono stati fatti in questo modo. L'ultima volta non lo so, non lo posso sapere, ma credo che abbiano seguito questo criterio, dato che in fin dei conti un pezzo di cristallo crollato 10.000 anni fa e poi ricoperto di uno strato di gesso successivo, di monocristallo successivo, andava bene ugualmente rispetto a uno che era ancora in piedi. Quindi diciamo che dal punto di vista ambientale la grotta è rimasta intatta fino a che io posso dire fino al 2010. Dal 2011, quando ci hanno impedito, e hanno impedito a tutti, non a tutti, è falso, hanno impedito a noi di andare là dentro, non ne so più nulla. Quello che so è che attualmente praticamente la grotta, la principale grotta non è ancora allagata, ma l'acqua è estremamente vicina e la sta allagando. Ok, grazie. Niente. Comunque in generale aggiungo una cosa, cioè, ad esempio io con il mio gruppo di ricerca stiamo lavorando su datazioni anche paleoclima, no? Di speleotemi in Puglia e in Sardegna. Andando nelle grotte a campionare, non abbiamo mai rotto una concrezione, non ce n'è stata bisogno. Cioè, grazie agli speleologi o pseudo speleologi,
in tutte le grotte è pieno di concrezioni rotte, ovunque. E quindi basta andare in giro, spesso trovi i pezzi per terra, trovi addirittura da dove viene, se trovi da dove era, e quindi prendi quei pezzi senza dover danneggiare nulla. Purtroppo la speleologia danneggia, una cosa un po' triste molto da dire, difficile. Ma basta che una grotta è aperta e visitabile dagli scout, agli speleologi, agli scienziati, e pian piano si distrugge, purtroppo è così. Comunque spesso non c'è bisogno di rompere, insomma. E comunque quando ormai, almeno io so che anche te, io fai usi quello, si usa il carotatore che fa un piccolo foro nella concrezione che dopo può essere chiusa anche con un altro pezzo di concrezione che dopo 10 anni non vedi più la differenza tra dall'esterno al foro. Quindi ci sono modi per minimizzare l'impatto. Quello che è grave è che in alcuni casi, e io conosco alcuni casi avvenuti più di 10 anni fa, di ricercatori che dovendo fare una ricerca hanno preso 100 stalagmiti spaccandole e ne avevano bisogno di 6 o 7, dice, ma per sicurezza. Ecco, questo è quello che non si deve fare. No, un'altra cosa che aggiungo sempre qui in merito a questa cosa, cioè quando si prende una stalagmite non si può sapere se è un campione buono, bisogna portarlo in laboratorio, tagliarlo e poi capire come è messo, cioè se è cresciuto in continuo, se ha delle ricristallizzazioni e tutte queste cose qua, no? Questo non lo vedi da fuori, quindi se usi stalagmiti già rotte, un po' lo vedi già come è messo dentro, perché è rotto, lo vedi, no? E scegli addirittura quelli rotti che ti sembrano più promettenti e non stai lì a spaccarli. Visto che anche se è ricristallizzato, tu non lo stai dicendo, ma anche se è ricristallizzato, una concrezione a volte dà delle rese datazione buone, cioè non è detto che il fatto che non ci sia le bande di accrescimento non dia una risposta di datazione corretta. Poi un'altra cosa che hai detto molto bene prima, c'è molto spesso sono degli errori in cui incorrono soprattutto i giovani, anch'io quando ero più giovane sono caduto in questa trappola, che dice ok, ci sono bellissimi studi da fare su degli speleotemi datando isotopi eccetera, quindi li prendi e poi non hai difficoltà a fare le analisi perché una datazione costano 500 euro gli isotopi costano 10 euro ognuno, ne devi fare migliaia, cioè, bisogna avere dei progetti finanziati bene, avere la sicurezza di poter fare le analisi, perché altrimenti esatto. Conviene lasciare il campione dov'è, anche se una stalagmite rotta, sai dov'è, quando hai i soldi ci vai, la prendi e investi i soldi in questa cosa qua. Quindi sono errori in cui non bisogna incorrere. Insomma. Grazie. Io ho una domanda, volevo riportare un attimo queste considerazioni che state facendo a noi spelio. Nel momento in cui ci capita, speriamo sempre, spesso, di entrare in grotte nuove o in aree nuove delle grotte, voi adesso ci avete spiegato una serie di attenzioni che fate nel momento in cui andate in una grotta nota per fare ricerca scientifica, ma uno speleologo che approccia un ambiente per la prima volta, sapendo che poi può diventare un luogo di ricerca scientifica, che tipo di attenzioni deve tenere? Naturalmente deve anche fare esplorazione, quindi il problema del compromesso ce lo mettiamo addosso. Quindi... È chiaro che l'esplorazione è l'esplorazione, quindi per l'esplorazione si può per esempio allargare una strettoia. Può far modificare la circolazione d'aria di un sistema enorme cambiandolo brutalmente, però non è pensabile impedire a questo livello l'esplorazione. Quello che bisognerebbe fare e che in alcuni paesi fanno, per esempio negli Stati Uniti dove c'è gente seria,
dalla prima volta che cominciano a fare esplorazioni, marcano con la bandella di plastica rossa e gialla i posti dove si cammina, in maniera che non succeda come è successo, io conosco bene l'esplorazione 40 anni fa della grotta di Frassassi, il fiume Vento, che prima era tutto bianco e dopo 6 mesi era tutto fango, perché tutti volevano calpestare tutto. Ecco, questo, gli esploratori dovrebbero fare le loro esplorazioni, ma cercare di farle in maniera corretta. In Portogallo, in una delle più belle grotte che mi è capitato di vedere, gli speleologi attualmente, dopo un certo punto, arrivano, si cambiano e vanno in giro scalzi a fare esplorazione. Si può fare per non rovinare certe cose. Cioè, questa è la delicatezza. Quanto invece, ecco, è l'altra cosa fondamentale durante l'esplorazione, la documentazione fotografica. Possibilmente si possono fare belle foto anche senza mettere in mezzo metri, centimetri, fogli di carta, insomma, fare delle foto che diano l'idea della dimensione, ma senza deturparle, perché un esploratore ha il diritto di fare belle foto da poi mettere dove gli pare. Ecco, queste sono le cose importanti, perché il primo che cammina dentro una grotta vede cose che probabilmente se non le vede lui e le calpesta, quelli dopo non hanno possibilità di vederle. Ecco, quindi è fondamentale, quando gli speleologi vanno la prima volta in una grotta, se quando escono hanno una documentazione, appunto la documentazione fotografica e il rilievo possibilmente. E anche non sempre voler andare nei posti perché sono belli, anche se sono delicati. Io lo voglio vedere. Quindi una saletta piena di eccentriche dove ogni speleologo che entra ne rompi uno. Anche se non vuole, no? Uno o due, ma dico uno. Cioè basta che ce ne vanno 100 a vedere questa bella saletta e quella bella saletta è finita, cioè non è più bella. Quindi anche rinunciare a certe cose non è facile, però bisogna farlo. Certo, questo è il dilemma che a noi speleologi, che a cui piace l'esplorazione, è un dilemma che abbiamo dentro e che però dobbiamo in qualche modo imparare a gestire. Io, se non ci sono altre domande da chi ci segue, ce n'è una di Daniele che però mi permette Daniele di lasciarla alla fine. Max in questo momento è scollegato e quindi rispondo a Daniele. Daniele dice, queste che ringrazio, dice: queste serate risultano questioni scientifiche o anche estetici e per futuri approfondimenti sulle varie tematiche. Ci sarà un proseguimento, ne sarei entusiasta. Io tanto ringrazio Daniele di questo commento. Queste 4 serate sono state intense, ci sono sembrate a me, come diciamo, osservatore spelio che li ascolta, mi sono sembrate molto interessanti. La nostra disponibilità a organizzarne delle altre, magari naturalmente dopo l'estate più avanti, c'è. Adesso ci riposiamo un attimo e magari se individuiamo altri amici che possono dare dei contributi, ce ne sono tanti, immagino, che stanno facendo degli studi molto interessanti anche per noi speleo, per conoscere appunto meglio gli ambienti che andiamo ad esplorare e percorrere, e saperli anche osservare meglio e documentare. Ce ne sono, quindi vediamo a settembre-ottobre se riusciamo a organizzare qualcos'altro. L'idea ci può essere. Intanto faccio entrare nella stanza Massimo. Io intanto ringrazio tantissimo Paolo per la interessantissima e molto importante presentazione che ci ha fatto su tanti aspetti. Ringrazio Ilenia, così come ringrazio anche chi stasera non è potuto essere presente, ma che comunque ha partecipato a queste serate, Luca e Rosangela. E lascio la parola a Massimo per questa lettura del vuoto in questa sera. Prima faccio un ringraziamento a Paolo per la serata,
ma volevo anche ricordare un lavoro importantissimo che ha fatto Paolo fra i tanti in questi anni, ed era un sogno che era stato coltivato per molti anni anche dalla Società Speleologica Italiana, il fatto di andare a spiegare alle guide turistiche di grotta cosa sono le stalattiti, cosa veramente sono e cosa nei termini che possono essere utili a loro a raccontarle. E credo che questa sia stata una delle cose più rivoluzionarie che sono state fatte in questi anni, al quale aggiungo anche il lavoro enorme fatto da Io, cioè di andare a dare istruzioni a chi ha già una notevole conoscenza. Io spesso dice le guide turistiche di grotta ne sanno di più degli speleologi mediamente, e credo che questo sia vero anche per una frequentazione, per un'abitudine, per una familiarità, però questa abitudine può anche essere contaminata dalle cose che vengono dette a fotocopie. Cioè, se uno va a Castellana c'è Anelli ha detto, cioè nel frattempo magari sono seguite una serie di ricerche di altre cose, mi ricordo tutte le cose sull'ossido di ferro, su questo il rosso eccetera, su una serie di luoghi comuni. Ma soprattutto io credo che a parte il saluto che mi viene da fare anche a tutti quelli che lavorano nelle grotte turistiche, perché la situazione adesso è abbastanza critica per molti, perché è un problema che riguarda un patrimonio naturale che viene messo, fatto conoscere, ma anche c'è molta gente che è in una situazione, non ha lavoro perché non c'è la possibilità. E comunque sì, questo volevo ricordarlo, che quello che abbiamo guardato qui stasera è stato, in altri modi, sempre cambiando, è stato portato a figure che sono decisive, perché sono quelle che spesso sono il primo tramite tra una persona e le grotte, e in qualsiasi corso anche di speleologia capita tantissimo che uno dice mi è venuto in mente quando sono andato in quella grotta turista, mi è venuto voglia di venire. Questo credo che sia, quindi lo ringrazio davvero tanto, e io so che se siete liberissimi di andare, perché però farò faccio una cosa che è anche legata a quello che ha detto Paolo, però prima devo fare un'ammenda di una cosa, di un grosso errore che ho detto di ieri sera, che si parlava di scienza e dintorni, si parlava di Galileo Galilei, del fatto che a volte la scienza può comportare dei rischi. Infatti Galileo Galilei è stato riabilitato nel 1992 dalla Chiesa. Ieri sera avevo detto 1922, che è un'altra data che non c'entra assolutamente nulla. E l'invito che faccio, questo è sempre il, scusa Stefano se lo fai vedere, questo piccolo, questo libercolo è La vita di Galileo di Bertolt Brecht, che è estremamente interessante. Non, ne ho letto un pezzo a Pertosa, stasera sarebbe abbastanza difficile, però io, forse qualcuno l'avrà letto. Nel caso, anche se c'è la datazione di alcune categorie legate al potere, cioè Brecht vive un periodo storico molto preciso e scrive in quel periodo storico, però è estremamente interessante questa figura di Galileo Galilei, che appunto lui apre una strada, desidera mantenere la vita, uno perché per cose molto naturali, anche perché sa che se il suo sacrificio diventerebbe più importante del lavoro che ha fatto, e soprattutto perché sa che la frana che ha messo in moto non si fermerà, cioè la gente continuerà a guardare dentro un telescopio, continuerà a dare delle cose alla conoscenza che sono in contrasto con quello che doveva essere. Quindi, Vita di Galileo di Bertolt Brecht. Non è facile da leggere perché è un testo teatrale, e quindi i testi teatrali di solito nascono per essere rappresentati, non letti. Però può essere un buon esercizio. Invece volevo
fare una brevissima lettura di un altro che ha parlato di concrezioni, e l'ha fatto benissimo. È stato, penso, per me almeno, uno dei primi che ha portato le grotte verso un sentiero di conoscenza, privandole di tutto ciò che fino a quel momento contenevano, gli alambicchi, i mostri e tutto. Parlo di Valesneri, che chiaramente gli amici che sono qui conoscono, magari chi ci ascolta può anche sentirlo con piacere. Antonio Valesneri è una figura molto particolare, vale a dire, non è soltanto uno scienziato, stiamo parlando, l'opera a cui facciamo riferimento è edita nel 1715, sull'origine delle fontane, è dottore, è filosofo, è scienziato. A quel tempo la specializzazione non era ancora data, però la sua incredibile descrizione di cosa sono le grotte, o meglio la sintesi di quello che lui dice, perché il trattato è molto più vasto, è di estrema attualità anche oggi, soprattutto perché lui coglie un processo, così come Paolo stasera, con altre esperienze, con altri mezzi a disposizione, ha parlato di concrezioni come processo che si può leggere. Valesneri diceva: e se dovessero le caverne dei monti servir di lambicco, dovrebbero ancora essere simili nella struttura a nostri lambicchi, cioè avere all'intorno un canale a foggia di gronda o di doccia che raccogliesse le acque che sdrucciolano per la volta e le unisse in un tubo o in un canale imbriciato che le portasse all'esterno e non ricadessero a perpendicolo nel fondo donde s'alzarono. Ma chi è mai che colà dentro sia penetrato ed abbia osservato in seno a monti un numero, dirò così innumerabile, di lambicchi con una tale artificiosa struttura? In tante caverne, e qua entra l'esperienza, in tante caverne dentro cui mi sono arrischiato ad entrare non ho mai veduto un simil lavoro, e nemmeno ho veduto che i soli vapori s'addensino così copiosi negli archi loro, che ricadendo formino ruscelli e rivoli. Ma ho bensì notato che se qualche gocciola si rammassava, cadeva a piombo sul fondo della caverna. Ho pur veduto per lo più generarsi in quelle volte certe croste. Purtroppo Max è caduto. Perso. Vediamo se si sta ricollegando. Eccolo qua. Segno evidente che non erano formate sempre da puri vapori, ma da acque che venivano dal di sopra, le quali, in passando per la terra o per certe pietre dette calcarie o per altre dell'indole del gesso o simili, strascinavano seco sali e particelle che, combaciantisi insieme, formavano quei tartari o quelle stalagmiti dette volgarmente acque impietrite. Che vengono le dette gocciole non sempre né tutte da vapori, ma da vera acqua grondante dal sovrapposto terreno e penetrante di meato in meato, di scissura in scissura dentro le caverne, lo argomento dall'aver molte volte veduto una simil faccenda in certe vecchie e tetre camere fabbricate di mattoni cotti o di marmi e pietre con calcina commesse ed esposte all'acqua sopra le quali si atterra, cadendo dalle loro volte gocciole, fino a tanto che duri il superiore inzuppamento della terra o l'ingorgiamento delle cadute piogge o nevi, e formando anch'esse una specie di stalagmite. Ecco, io credo che Valesneri avrebbe ascoltato Paolo con molta felicità. Io ho finito.
Grazie, molto bene detto e interessantissimo. Grazie. Grazie. Non come quello che avete, qui voglio fare un ringraziamento, l'ho già fatto anche prima, tutti, vabbè, voi siete, siamo rimasti tutti, non il più giovane qua, chi è? Il più giovane io. Però ecco, sono andati via i ragazzi, cioè, gli speleologi e scienziati giovani che ci hanno fatto compagnia in questi quattro. Credo che sia stata una bellissima esperienza, cioè vedere come avete trasmesso la conoscenza. E credo anche, perché qua c'è una trasmissione di conoscenza, tra l'altro, tra due o tre generazioni. Mi sono anche accorto di una cosa che penso forse di aver già detto in queste serate, di quanto sia difficile comunque il rapporto tra gli scienziati, chi si occupa di questo, e gli speleologi. Perché se sulla carta è assolutamente naturale il rapporto, nella realtà delle cose le differenze sono tantissime. Perché quello che si è detto in queste serate, che sono state seguite da molte persone, forse meritavano ancora più persone, c'è una voglia di conoscere. Quindi la speleologia come conoscenza, la speleologia come parte di un tutto, la speleologia come etica, come metodo. Purtroppo io vedo, forse mi ci metto anch'io per un periodo della mia vita, ma c'è molte volte l'idea della grotta rimasta ancora come De Matteis stigmatizzava, cioè la grotta come conquista, la grotta come profondità, la grotta come record, la grotta come qualcosa che è mio, la grotta che riporto come... ecco, questo penso che dovremmo impegnarci molto tutti a cercare di uscire da questo, perché sennò diventa un dialogo impossibile, cioè diventa... Beh, grazie di nuovo a Paolo, io, Ilenia, Luca, Rosangela, e grazie a te, e grazie a tutti quelli che ci hanno sentito. Grazie a Stefano, perché... Queste iniziative cercano di mantenere questo vivo, questo legame tra speleologia e speleologi, ricercatori, perché credo che sia un legame indissolubile. Credo che sia un messaggio quello del rapporto tra speleologia e ricerca che vada dato fin dai primi corsi di speleologia, quindi penso che anche il materiale che nasce da queste serate qui, che è disponibile, i filmati, le riprese delle serate rimarranno online, le presentazioni, se i relatori lo consentono, saranno messe a disposizione di chi ne ha bisogno, e quindi materiale che può essere utilizzato, può essere consigliato se ti piace. Speriamo di dare un altro contributo in questo approfondimento, proprio con gli obiettivi di queste serate, cioè cercare di avere qualche elemento in più per conoscere meglio le grotte, saperle un po' più osservare, saper cogliere degli aspetti importanti e quindi documentarle meglio, fare meglio il nostro lavoro di speleologi. Io con questo saluto tutti quanti, se non ci sono altri interventi degli amici con cui abbiamo organizzato queste serate, e ci diamo un arrivederci, magari anche in qualche occasione dal vivo, o comunque abbiamo questi nuovi strumenti che obiettivamente consentono qualcosa in più, magari la sera, quando il tempo non è così clemente, possiamo anche avere questi strumenti per tenerci in contatto e fare delle cose interessanti. Grazie di nuovo a tutti quanti.